Amici, come catalogare questo 0-0? La Santa sicuramente ha avuto le occasioni migliori per vincere questa sfida. Sì, le occasioni migliori, ma nel secondo tempo. Abbiamo regalato un tempo, cosa che non c'era mai successo in queste prime quattro gare tra Coppa e Campionato. E poi nel nostro momento migliore siamo riusciti a rimanere ingenuamente in 10. C'è da migliorare, da crescere sotto questo aspetto sicuramente. L'unica attenuante è il campo non proprio in perfette condizioni, che sicuramente non ci ha agevolato. Questo però nulla toglie che abbiamo regalato il primo tempo, nel senso non siamo stati in partita come avevo chiesto. Nonostante l'inferiorità numerica, nel corso della ripresa comunque l'atteggiamento non è sicuramente mutato. No, assolutamente, in questo sono stati bravi, cioè, diciamo che hanno un po' bilanciato quello che non era stato nel primo tempo. Nonostante l'inferiorità numerica abbiamo messo dentro un ragazzo un po' più di corsa, chiaramente per dare una mano, ma no, non è cambiato, in questo sono stati bravi, forse è l'unica cosa che va a nostro merito, però non si può regalare 45 minuti, cioè, troppo. Mister, sicuramente la Sant'Egidio è costruita per obiettivi diversi rispetto a quelli della Rosetana. Arriva questo 0-0, che valutazione possiamo dare? Beh, certamente loro hanno degli obiettivi diversi dai nostri. Noi dobbiamo cercare di fare un campionato, loro devono cercare di fare un altro tipo di campionato. Certamente oggi era una partita, sai, che incontrare una squadra come la Sant'Egidio è anche stimolante. Io sapevo che la Sant'Egidio ha dei valori in mezzo al campo che da un momento all'altro può risolvere la partita. Noi siamo stati molto attenti anche il primo tempo su queste situazioni, abbiamo giocato, dico, alla pari. Certamente il risultato di pareggio credo che sia il risultato giusto. Eravate di fronte a una squadra che nelle prime due giornate ha fatto 10 gol, oggi avete concesso poche occasioni, questo sicuramente è una nota di merito. Beh sì, ecco, come le dicevo, noi sapevamo della forza della Sant'Egidio, abbiamo cercato di contrapporre un certo tipo di gioco per cercare di limitare i loro attacchi, cercando di anche noi di colpirlo in certe situazioni. Certamente è stata dura perché per fare questo tipo di gioco era molto dispendioso, quindi il primo tempo abbiamo speso tanto e poi il secondo tempo siamo scesi un po' fisicamente, anche perché era dovuto anche alla prestazione del primo tempo. Però io sono contento di questo risultato perché non tanto per a livello di morale, quindi i ragazzi sono stati perfetti, certamente con queste squadre se sbagli qualcosa lo paghi, quindi va bene così.